Allora, ci siamo lasciati l'altra volta avendo adottato un nuovo amico che è Billo. No, l'abbiamo chiamato? Non mi ricordo. Com'è che l'abbiamo chiamato? Ehi, amico, vieni. Vieni, vieni dalla mamma. E vieni che non mi ricordo più come ti chiami. Allora, sì, esatto, Billo però è femmina. E allora, facciamo qualcosa con il nostro amico cucinino. Ma ciao amico, ciao, ti facciamo un po' di coccoline. Sì, amore mio, sì, ma come siamo carini. Allora, vediamo un po', cure. Beh, sì, la spazzola metallica. Non la possiamo usare, uffa. Solo lo shampoo, però non è sporco, quindi non è niente. Allora, andiamo un attimo a controllare. A casa sembra tutto abbastanza pulito. E vabbè, lo portiamo a spasso. Lo portiamo in giardino. Sì, lo portiamo in giardino a fare un giretto. Ma che bello questo nostro giardino. Ma com'è bello questo nostro giardino, bello bello. Ma vuoi che ti porto a spasso? Andiamo a fare una passeggiata, dai. Facciamo un giretto nel vicinato. Portiamo a fare una passeggiata, così si sgranchisce un po' le zampotte. Eccoci qua, andiamo, amico. Andiamo di qua, andiamo di qua, andiamo un po'. Corri, corri, corriamo, sì. Sì, corriamo un po', amico mio, sì. Corriamo. Sì, corri, corriamo un pochino. Ah, facciamo una passeggiata con l'amore mio. Bravo, corri un po' così ti stanchi. Torniamo a casa. Hai fatto la popò, amico. Ma ha fatto anche una scoreggina. Mi raccomando, se avete degli animali li portate fuori, dovete sempre, sempre pulire la popò. Mi raccomando. Ecco, ci siamo quasi arrivati a casa. Siamo a casa, amico. Che lunga passeggiatona che abbiamo fatto. Andiamo a casa, andiamo. Andiamo, andiamo a casetta, andiamo. Eccoci tornati a casa. Oh, mamma mia. Guardate un po', il nostro amico è tutto sporco, quindi direi proprio di fargli uno sciampetto, amicone. Allora, lo insaponiamo bene. E poi... E poi lo sciacquiamo tutto quanto bene, il nostro amico. Anche quassù. Eccolo qua. Tutto bello pulito, l'amore mio. Il mio Billo. Ok, allora, vediamo un po'. Ah, guardate, abbiamo adesso la spazzola metallica. Oh, ciao, ma ciao, quante coccoline con la spazzola metallica. Guardate come gli piace a lui. Oh, ma sì, ma quanto è bella, ma quanti cuoricini, amore mio. E ti piacciono? Sì, ti piace stare spazzolato con questa bella spazzola metallica? Sì, ma sì, 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 ma quanto è bella questa spazzola metallica per l'amore mio. Oh, ma sì, l'amore mio, guarda quanti cuoricini, bicottino lui. Ma sì, 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 anche, ma sì. Ma quante coccoline, l'amore mio. Facciamo ancora tante coccoline, guardate come gli piace, sì. Abbiamo anche raggiunto un nuovo livello. Eccolo qua. Allora,
E il nostro amicone qui come sta? Vediamo un po' come sta il nostro amico. Ha pochissima energia e pochissima socialità. Dobbiamo assolutamente fare qualcosa per lui. Allora, giochi. Abbiamo la cortina blu! Seleziona il cucciolo, direi che sia lui. Ma muovi la corda. E tirala, tiriamo. La facciamo così. Dammi, dammi. Come siamo arrabbiati. Gioca, 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 amore mio, gioca. Sei arrabbiato? Prendilo. Tira, tira. Ma cosa ti arrabbi? Non so se gli piace questa cosa. Ti divertiamo. Quanti cuoricini. Ma come siamo carini quando giochiamo noi. Perché ti arrabbi? Ah, è felice adesso. Ma ciao. Tira, tira, tira! Ma cosa fai, cucciolino mio? Ma cosa stai facendo? Ma perché ti arrabbi? Ma è felice! Vedete, su in cima a destra ci sono i cuoricini, c'è cioè tipo un cerchiettino e dobbiamo riempirlo tutto di rosso, di cuoricini, significa che è felice, così raggiungiamo anche altri livelli. Ti diverti, amico? Ti diverti? Eh sì che ci divertiamo noi. Ma sì, vedete? Si sta divertendo un sacco. Ok, direi che ci siamo divertiti abbastanza, eh? Andiamo, allora, guardiamo lui come sta. Lui ha poca socialità, quindi... E anche poca energia. Come gliela facciamo l'energia? Come gliela diamo l'energia? Come socialità direi che possiamo portarlo allora a spasso. Perché mi sa che il nostro amico si sta un po' annoiando. E allora portiamolo a spasso. Dai, andiamo a fare una passeggiatina con l'amore mio. È un po' che non lo portiamo a spasso. Quindi, bimbi, questo gioco è divertentissimo perché dovete prendervi cura dei vostri cuccioli. E man mano che andiamo avanti ne possiamo adottare tanti, tanti altri. Però adesso prendiamoci cura di questi tre insieme. E divertiamoci. Allora, facciamo fare una bella passeggiatina al nostro amicone. Ha fatto la pipì il nostro amicone, ma bravo! Usciamo apposta per fare la pipì e popò. Bisogna fare tutti i bisogni fuori, amico, perché poi se poi li facciamo dentro, facciamo un casino a casa che poi devo pulire tutto e non va bene. Eccoci tornati a casa. Eccoci qua, andiamo a vedere gli accessori, che cosa abbiamo di nuovo. Cibo! Abbiamo crocchette di qualità! Andiamo a dar da mangiare allora al nostro cucciolo che abbiamo portato fuori, quindi non lui. Neanche lei. Lui che... è anche tutto sporco. Andiamo a dare una pappa, andiamo a mangiare, amore mio. Andiamo, dai. Sì. No, non vuole. No, è stanco. Allora niente, andiamo da mangiare a lui. L'altro è troppo stanco. Ecco qua, guarda quante belle crocchette di qualità, amore mio. Dai, mangia, mangia, piccolino, mangia. Mangia la papa buona, mangia, mangia, mangia. E mangia la pappona buona.
Com'è felice il nostro amico. Allora, vediamo la nostra amica gattona come sta. Anche lei non ha proprio tantissima energia. Anche l'acqua, diamole da, no, assolutamente dobbiamo dare da bere. Dobbiamo dare da bere alla nostra amica gattona. Quindi allora, cibo, prendiamo l'acqua e diamo da bere alla nostra miciotta. Ecco qua, bevi amicona. Ok, vedete sta... Oh, è arrabbiata. Perché sei arrabbiata, amica? Scusa. Non è proprio felice. È anche sporca, quindi dobbiamo anche darle... Dobbiamo anche pulirla. Allora, dobbiamo pulire la nostra amica. Come la puliamo la nostra amica? Paletta? Vediamo se c'è. No. Shampoo? No. Spazzola di gomma? No. Come faccio a pulire lei? Scusate. Spazzola morbida? No. Allora, non posso pulire o spazzolare il gatto, però c'era scritto che era sporca, non so come fare. C'è il nostro amicone qui che dorme perché è stanco. Ma non sta bene, secondo voi? No, beh, energia, guardate, si sta ricaricando. C'è un problema con la socialità che è praticamente a zero e dobbiamo anche pulirlo perché è veramente sporco. Quindi io direi di... di pulirlo. Amicone, vieni che ti puliamo perché sei veramente sporco. Ok, lo insaponiamo bene perché siamo usciti prima ed è tutto sporco. E poi lo sciacquiamo bene. Oh, ora sì che sei del colore di prima. Non ti riconoscevo più, eri tutto sporco. Eccolo qua. Ora sì che sei pulito, amicone. Allora, porta a spasso. Qui ci dice che possiamo portare... Oh, giretto al parco! Sì, non eravamo mai andati al parco! Non eravamo mai andati al parco! Andiamo a vedere com'è questo parco. Pronto? Andiamo! Wow, guardate! Bimi, guarda amico, guarda che bello questo parco! Quanti alberi, ci sono le foglie che cadono, quindi dovrebbe essere autunno. Ci sono anche le api. Che meraviglia, quanti fiori! Fai la pipì, amico? Bravo! Poi cosa c'è? C'è una fontana. Bella questa fontana, amico. Questo parco è veramente bellissimo. Bravo, amico, facciamoci una corsetta, eh. Qui dove si va? No, non si può andare di qua. Corri, amico, corri. Ed ecco che ritorniamo a casa dopo aver fatto un bel giretto al parco. Ti è piaciuto, amicone? Dai, andiamo a casa, dai. Su, veloce, andiamo a casetta, dai. Siamo tornati a casetta. Siamo anche belli sporchi. Qui abbiamo cibo. Oh, latte per cuccioli. Abbiamo sbloccato anche il latte per cuccioli, però prima di... Dar da mangiare, dobbiamo assolutamente pulire il nostro amico perché guardate com'è sporco. Eh sì, lo dobbiamo assolutamente lavare. Tutte le volte che usciamo sono sporchissimi. Mi raccomando, anche voi quando portate in giro i vostri amici animali, fatevi
Poi ricordatevi di fargli un bagnetto, comunque di pulirli perché si sporcano le zampotte, il pelo, poi magari sono in casa vostra, sul divano, sul letto e non è proprio igienico, eh. Quindi puliteli sempre, prendetevi cura di loro, eh. Ma anche di voi, perché veramente poi magari se vengono nel letto a dormire con voi tutti sporchi. Eccolo qua, pulitissimo, bellissimo e pronto per il latte. Allora, vedete, negli accessori abbiamo visto che nel cibo c'è il latte per i cuccioli. E lo diamo al nostro amico che è appena tornato dalla passeggiata, che sarà molto stanco. Sbagliato. Amica, non l'ho messo. Cosa stai facendo? Perché? Cibo? Latte. Allora, possiamo dare anche a lei il latte, tra l'altro. Ma allora lo diamo a lei. Ma sì, dai, ti do il latte, amica. Ecco qua, dai. È buono il latte, amicona? Ma è latte o acqua? Boh. Oh, è felice. Allora direi di dare da bere anche al nostro amico. Latte. Oh, guardate che c'è anche la caccotta, la cacca del gatto da togliere. Allora, diamo da bere a lui. Ok, vai. Sei contento, amico? Ah, ok. Quando fanno così hanno fame. Scusami, ho sbagliato. Ti do da mangiare crocchette di qualità. Dai, vieni. Aveva fame. Ora è felice. Eh sì, eh. Quindi guardiamo un attimo nelle informazioni. Il nostro amico è abbastanza contento e felice. Andiamo a vedere l'altro. Vediamo lei come sta. Non ha tanta energia, deve riposarsi. E dovremo portarla anche un po' fuori, mi sa. E invece l'altro dov'è? L'altro nostro amicone. Dobbiamo anche lui portarlo in giro a far conoscere nuovi amici. Intanto dobbiamo assolutamente pulire, l'avete visto? Con la paletta la cacchetta della nostra amica. Ha fatto la cacchetta. E adesso è tutto pulitissimo. I nostri amici sono tutti belli puliti, tutti belli profumati. Giusto, la nostra amica gattona, dov'è? La possiamo portare a spasso in giardino, la possiamo portare un po' in giardino a svagarsi, perché ho visto che come socialità è un pochino bassa, quindi la facciamo un po' girare in giardino, almeno è contenta, vero?